Ed eccoci ritornati insieme in studio alla seconda parte del nostro appuntamento della sera. Brevemente il nostro indirizzo di posta, angoli@espansionetv.it, per restare sempre in contatto con la nostra redazione. Ma io sto già ridendo davvero, perché c'è lui questa sera, c'è Corrado Dugo, il nostro straordinario Corrad. Ciao, che dire? Ciao. Come si può vivere senza di te ormai? Perché non lo so, ma si può vivere perché tu hai scritto i 10 comandamenti per una vita da brianzolo. Eccolo qua, e io guarda, più lo leggo, più lo rileggo, perché mi ci trovo in tutto. E quindi sei grave. Sono grave, esatto, la diagnosi è sono grave. Ma quindi come continua questo percorso? I brianzoli che trovi strada facendo piuttosto che i terroni, insomma, che si mettono a confronto, che cosa ti dicono? Infatti ho appena fatto un video sulla brianzolitudine. Certo. Che è una malattia. Mogol e Battisti sì. Dissero che la brianza era velenosa, e io aggiungo è contagiosa. E ho parlato della brianzolitudine, cioè quella malattia che tu prendi al di là di dove tu sia nato, quindi fuori, al nord, a sud, indipendentemente, vieni qui a vivere per qualsiasi motivo e ti ammali, cioè... ti ammali proprio? Certo. Grave. Cioè, diventi anche tu brianzolo. Poi io ho fatto delle domande a cui bisognava rispondere con se stessi per capire quanto siamo ammalati. Per esempio, pensi sempre al lavoro anche il sabato e la domenica, ti fa piacere lavorare, questo è il minimo. Ma poi... la domenica invece di stare sul divano vai in montagna a camminare in salita. Certo. Altro segnale di malattia. E poi ci sono questi caffè appena appena, però senza che nessuno ci veda, perché non si può stare troppo al bar. Brava. E quindi nascostissimi, mi raccomando. Hai paura di farti vedere al bar, perché bisogna sapere che farti vedere al bar è grave, cioè il brianzolo non vuole farsi vedere, quindi molti brianzoli hanno il terrore, questo è un sintomo. Invece il siciliano, figurati, va al bar 2 o 3 volte, non è che non lavora, ma riesce a unire le due cose, lo fa con gioia. Il brianzolo ha paura a farsi vedere al bar a Fanagotti. Il commento è sempre, insomma, alle porte, quindi ci vuole una certa attenzione. Ma adesso arriva un momento cruciale per il brianzolo e tu me lo insegni, perché anche Angoli sta per andare in vacanza. Tutti stiamo per andare in vacanza, ahimè, anche per il brianzolo arriva questo momento. Ahimè, hai detto ahimè, perché tutto il mondo aspetta le vacanze, felicissimo il brianzolo, ovvero entra in crisi. Perché? Perché il paese si blocca, come disse Marchionne, che era brianzolo dentro, non si può stare tutto il mese di agosto in ferie. E lui, che la sua vita trova un senso nel lavoro, cioè agosto è un mese, già tutto agosto è un mese dove il paese rallenta, e lui rallentare è insopportabile. Poi i giorni a cavallo di Ferragosto è tutto chiuso, lui invece vorrebbe che il paese, la Brianza, ma la nazione Italia continuasse come gli americani. E quindi arriva un momento, poi sai cosa succede? Che cosa? Che lui non vorrebbe andare in vacanza, ma poi no. C'è la moglie, i figli, la famiglia, la compagna. Dai, non si può, dai, andiamo da qualche parte così cambi aria. Ma lui non vorrebbe. Non la vuole cambiare l'aria, anzi, addirittura, sentiamo proprio che cosa ne pensa. Vai! Arrivano le vacanze e si scatena la fantasia. Ormai tutti, quasi tutti, se non vanno dall'altra parte del mondo, non sono contenti. Perché l'Europa non basta più, e allora Stati Uniti, Cuba, Giamaica, e poi il sud-est asiatico, Thailandia, Vietnam, Cambogia, e poi Oceania, Australia, Giappone, Bali, non Bari, Bali. Oh, se non fai almeno 10 ore di volo, non sei nessuno. È la gara a chi va più lontano, a chi mette la bandierina nel paese più strano. E in questa gara il milanese è in prima fila e seguono a ruota Brianzolo 2 3.0.
Quest'anno voglio proprio visitare l'Oman. Ma vada via il chi, te lo do io l'Oman, Asan! Va che una volta, al massimo, si andava qui nelle nostre montagne, qualche giorno di relax e poi si tornava a lavorare. Papà, settimana prossima parto, vado nel sud-est asiatico. Ma Endu, eh? Lascia perdere l'asiatico! Te sei mai stata al buco del piombo? E quindi? E quindi mucalala di girare il mondo e a far la gara con la gente per chi va più lontano per sentirti meno deficiente. Chissà poi cosa c'è da vedere e da scoprire tutte le volte dall'altra parte del mondo. La vita è sempre la stessa. E poi risparmi i soldi, osti. Ascolta me, stai a casa tua bello tranquillo. Te lo do io l'Oman, Asan. E appunto, stai a casa tua bello tranquillo e magari fai qualche ristrutturazione. Che ne dici? Ti risulta, ti ritorna sta cosa? Sì, il Brianzolo più grave dice sì, prendo qualche giorno di ferie perché effettivamente magari a Ferragosto è tutto chiuso. Chiude anche lui, costretto dalla società, ma ti dice, ma che sono qui, io sono qui, non vado via, sono qua a ristrutturare, a fare. Quindi lui è orgoglioso, te lo dice con orgoglio. Ti dice, prendo le ferie, ma sono qua a lavorare nel backstage. Non si vede, ma lui va avanti a lavorare. Quindi in attesa poi che a settembre tutti possano vedere il suo lavoro e ancora una volta rivalutarlo. Ma questa storia del buco del piombo... Tu sei stata al buco del piombo? Più volte, ma come si fa a fare una vacanza lì? Non è possibile. Le vacanze sulle nostre montagne, ecco... Quella voce che diceva, va che una volta si stava qui nelle nostre montagne e basta, prendere un po', camminare, aria fresca. Adesso Cambogia, Bali, Vietnam, ma dove vai? Vai in Valtellina, Val Sassina, stai lì bello tranquillo. Il viaggio è troppo corto, insomma, la vacanza richiede almeno... Almeno 10 ore di volo. Sì, esatto. Tu prendi l'aereo, dove vai? Quante ore di volo fai? 4 e mezza, 5. 4 e mezza e 5. Non vado lontanissimo, insomma, un po' sfigata, però già. Però c'è un altro aspetto, perché a seconda di dove si va, c'è un altro grandissimo problema, e tu lo sai bene. La valigia. La valigia. Qui non si può fare la valigia a caso. No. Allora, qui entriamo nel mondo della brianzola. Va detto che già anche il brianzolo in genere quando parte c'ha un po' l'ansia perché rompe la sua routine e quindi lui starebbe meglio a casa sua. La brianzola va in panico con la valigia. La valigia diventa un'ansia, cioè veramente un pensiero fisso che ti... perché lì bisogna farsi trovare... Lei, la brianzola, inizia a pensarci molto tempo prima. E certo, addirittura 10 giorni prima. Sentiamo un po'. Quando si avvicina il momento tanto atteso della partenza, ecco che la brianzola fa partire il suo piano di emergenza. Una tabella di marcia che nemmeno Napoleone per l'invasione della Russia. La brianzola comincia a pensare alla partenza almeno 30 giorni prima. Ogni impegno sociale viene cancellato. Ceretta, mani, piedi, parrucchiere, costume nuovo, sandali, pareo, crema solare, crema per il corpo dopo sole. Ma poi più si avvicinano i giorni e più arriva la valigia. Il pensiero della valigia comincia ad entrarsi nella mente della donna. E ogni giorno, sempre più insistente, c'è una vocina che dice: devi ancora fare la valigia? Quando la fai? Di tempo non ne hai. E cosa ci metterai? Per me non ce la fai. Ci sono brianzole che iniziano a prepararla 7-10 giorni prima. Cioè la aprono e iniziano a buttarci dentro qualcosina. E poi ogni sera vanno a letto e fanno un breve bilancio della situazione. Questo l'ho messo, questo l'ho preparato. A proposito, l'aspirina, le medicine, devo ricordarmi il cotone e l'acetone. E quindi partire è un po' come morire. E fare la valigia basta e avanza per farti innervosire.
dormire. E a proposito di nervoso, l'apice, quando la brianzola al culmine del suo stress vede il suo uomo beato ed efficiente che ha buttato 4 vestiti in valigia la sera prima a casaccio e poi la guarda e fa: tesoro, ma non ti stressare, stiamo soltanto andando al mare. Buona valigia e buone vacanze a tutti. Oh mamma, ma io sono stressatissima, ma guarda, ma io sono esattamente così, ma è che terribile questa cosa. Devo fare 4 ore e mezza di volo, devo preparare la valigia, devo fare i piedi, le mani, la ceretta, tutto. Sono già stressata, non ne posso più. Ma sei così basso tu di solito? Sì, allora, non è che io sia basso, sei tu che hai messo i tacchi. Va bene, dai, mi tolgo, vediamo la verità. Eccola qui, bene, le porterò in vacanza comunque. E siamo 1,82 senza tacchi, ok? Esatto, assolutamente certificato. Quindi io sono stressata, tu che fai? Io non mi stresso per la valigia, però adesso voglio andare a lavorare perché basta parlare, io vado a lavorare, tu? Io vado a fare la valigia! Ecco, vai a fare la valigia. Bene, buone vacanze allora, ciao! Ciao!